Oltre a sudare come una scrofa in calore, faremo una nuova sfida di Minecraft. E mi vedete qua nel Nether da solo, senza nessuno, perché oggi cercheremo di sopravvivere senza niente, con queste poche cose nel Nether e anche molte torce perché io devo vedere. Però, allora, innanzitutto iniziamo a prendere tutte queste cose qua, perché ovviamente dobbiamo farlo assolutamente, altrimenti se no moriamo e non va bene. E se però moriamo per davvero, succede che dobbiamo finire il video qua. E non possiamo stare fermi per troppo tempo. E qua, vedete, qua ci sono le cose per poter ritornare indietro nel mondo normale, nell'overworld. Qua non ho lasciato niente, perfetto, qua c'è il respawn, anche se finisce il video se respawno, ma vabbè. Qua ho due stivaletti in oro nel caso mi finiscano. E iniziamo. Non possiamo restare per troppo a lungo, ripeto, ripeto, non possiamo restare per troppo a lungo. Quindi adesso iniziamo, per esempio, ad andare a prendere del legno. Perché, se vedete, io non ho fatto proprio niente. Cioè, mi sono dato del ferro perché ovviamente qua ne... Eccoci, eccoci, c'è già uno scheletro che mi spara. Dicevo, qua nel Nether si può trovare, diciamo, il legno, ok? Ma non si può trovare il ferro, per esempio, da quel che ne so io, e poi magari mi sbaglio, non lo so. Però almeno dobbiamo resistere. Però dobbiamo resistere almeno 10 minuti, Infatti adesso mi sono ricordato, visto che sono un genio, perché ovviamente no, voi sapete che Dunis, non può non essere un genio, perché adesso Duni si è scordato di mettere il timer. Ok, perfetto. No, 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 no. Allora, ho preso tanto legno, però qua c'è già un tizio che mi insegue. Bene, 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 bene. Il piglin si è messo a picchiare, ad uccidere. Signore, io ho l'oro, non mi uccida, perché voi dovete sapere che questi qua uccidono se io non ho dell'oro addosso, però ce l'ho l'oro addosso, ok? Mi sa che là hanno visto un altro maiale di quello grosso. Vedete, e lo stanno uccidendo. Bravi, uccidete. Siete miei amici se fate così. Allora, però prima di tutto iniziamo a farci una crafting table. Ma perché stanno correndo da questa parte? Dunisiani, io mi sto spaventando. Allora, iniziamo a farci un sacco di cose, perché io sto sentendo rumori, cose, non va bene. Allora, devo farmi almeno una spada in ferro velocemente, perché il ferro ce l'abbiamo. E poi dopo, ma vi immaginate se troviamo anche netherite? La netherite sarebbe fantastico. Però allora iniziamo anche a farci un'ascia, prima di tutto, perché così, capite, è molto più potente l'ascia. E anche una spada, perché non è che ci lasciamo fregare. Ma guardate, io quasi quasi, quasi quasi direi, anche un piccone. Tu che dici strizza la pizza, eh? Perché qua con me voi, tunisiani, dovete sapere che c'è anche strizza la pizza. Cioè, guardatelo, è qua, come sempre, è qua in parte a me. E mi dice che sto sudando come una scrofa. Grazie, strizza la pizza. Beh, tu fai schifo, quindi silenzio, strizza la pizza. Allora, strizza la pizza, io non te lo ripeterò un'altra volta. Mi arrabbio e adesso dobbiamo cercare di andarcene da questo posto perché siamo stati fermi troppo a lungo. E non è possibile sopravvivere nel Nether per troppo a lungo. Quindi è già tanto se sopravvivo 10 minuti. Fidatevi. Allora, io come caspita faccio però a scendere? Allora, dobbiamo scendere per forza. E là, no, allora, scherzavo. Là ci sono troppi, 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 troppi maiali. Quindi evitiamo e andiamo dall'altra parte. Proprio dietro front, insomma, no? Andiamo da questa parte qua. Eccoci, però qua c'è lo scheletro, mannaggia. Se muoio per lo scheletro, vabbè, vabbè. No, ma scusate, ma non è possibile. Qua ci sono, è pieno di scheletri. Mannaggia a... Già, allora, Gian Giuberto, quello là. È tutta colpa di Gian Giuberto. Sempre colpa sua è. E silenzio, strizza la pizza perché non sei stato chiamato in causa. Perché vuole sempre essere protagonista, strizza la pizza, no? Allora, fai schifo, strizza la pizza. Non è colpa mia se i tuoi ti hanno fatto così. Allora, no, povero strizza la pizza, non si dicono queste cose nemmeno ai nemici. Allora, quindi cerchiamo di muoverci però, perché sennò qua stiamo restando in questo posto per troppo a lungo. Ma io cosa volete che io ci faccia? Scusate, cioè è pieno sì, di sandstone, di sabbia delle anime che io non ricordo manco come si chiama, di soul sand. Però che non mi fa andare avanti e io stavo per cadere, tunisiani. È un casino, è un casino, perché qua io veramente non so più come andare avanti. Sicuramente potrei utilizzare del legno. Ok, utilizziamo del legno e siamo a posto. Io stavo guardando un attimo, il counter, diciamo il timer, no? Allora, a parte che qua c'è una fortezza dell'end. E porca miseria, strizza la pizza, abbiamo trovato una fortezza dell'end. Siamo bellissimi e fortissimi. Adesso sentite i rumori.
Oh mio Dio, sclero. Vabbè, insomma, strizza la pizza, abbiamo trovato un tesoro qua, perché la fortezza dell'End è bellissima. Però vi dicevo che il timer segna qua circa 4 minuti, e ora non so se è esattamente perfetto, perché io non è che l'ho startato sin dall'inizio, perché mi sono scordato, perché sono, no, un po' uno sciocchino. Però eccoci, 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 veloci, via, via, via. Allora, non ho il coraggio, non ho il coraggio, perché quelli là ci ammazzano, io ve lo dico. Scherzavo, scendiamo. A parte che qua non si vede niente, tunisiani. Proprio niente, zero. Il zero più totale. Cioè, avete presente lo zero assoluto? Zero. Strizza la pizza, tu sei zero. Oh, mi ha detto che faccio schifo e che sembro una scrofa in padella? Tunisiani, scrivete a Strizza la pizza che fa schifo. Che ha insultato Dunis. No, non si fa. Non si insulta Dunis. Allora, la scrofa in padella, prima di tutto Strizza la pizza ci sarai te e pure tua sorella, per non dire qualcos'altro, tua madre e la tua famiglia tutta. Guarda, guarda, non farmi dire, non farmi dire, perché Strizza la pizza poi mi arrabbio e sai come va a finire, poi dopo ti do i pugni. Ecco, quindi qua sto prendendo anche, lo sentite? Oh mio Dio, che bei rumori. No, vabbè, per fortuna che hanno aggiornato questo Nether, ci voleva proprio, ci voleva proprio. Allora, io ho preso qualche blocchettino, perché appunto devo utilizzarlo per andare avanti. E qua si va da questa parte avanti, giusto? Io so, allora, a parte che qua si cade, cioè se si cade si muore, ma dovunque, cioè ogni passo che faccio si muore. E io già sono fortunato che, porca miseria, porca mi, stai scherzando, stai scherzando, guarda che sei pazzo, sincopato, schizzato proprio. Non si fa. Allora, ma no, io veramente, è impossibile sopravvivere. Come si fa? Come si fa? Ehi, allora, stai fermo, mannaggia te. Porca miseria. Non è, allora, tunisiani, una petizione per Strizza la pizza, perché mi sta spingendo, guardatelo. Ah, ok, basta, adesso gioca Strizza la pizza. Guardate tutti, gioca Strizza la pizza. Ah, ecco, vedete, è stupido, perché stai facendo? No, strizza la pizza, adesso gioco di nuovo io, perché è stupido, strizza la pizza. No, non so giocare, vedete, non so giocare, poi insulta me. No, ehi, no, questa cosa no, assolutamente no, veloce, via. Immediatamente. Stai scherzando, vero? Allora, cerchiamo di restare calmi, perché qua potremmo perdere la vita da un momento all'altro. Siamo a 7 minuti e possiamo resistere. L'importante è resistere, ok? Io adesso sto scavando da questa parte perché vorrei andare via, ok? Vorrei muovermi. Perfetto. Da questa parte, ok, perfetto. Tunisiani, ci siamo. Come vedete, in questo video sto anche facendo pochi tagli, perché appunto voglio che sia il più realistico possibile. Aveva fatto uno strano suono e io ho paura. Sto avendo molta paura. Oh, porca mi. Ho sentito uno strano suono. È quello, porca miseria. Veloce, via, via. Scappiamo. Dietro front. Oh mio Dio, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, qua c'è un lago pieno di lava. No. Il lago pieno di lava mi sta dicendo. Stai scherzando. Tunisiani, siamo intrappolati. Tunisiani, siamo intrappolati. Porca miseria. Avete visto, vero? Avete visto cos'è appena successo? Là c'era il coso, il maialone grosso. Ho capito che io sono una scrofa, però vabbè, dai, lasciamo perdere, perché qua salta il family friendly, se no. Insomma, c'è il maialino che vuole fare brutte cose. Maialino, maialone in realtà. E qua dietro, vero? Io lo sto sentendo. Porca miseria, qua dietro. Aiuto. No. Allora, andiamo da questa parte, veloce. No, stai scherzando. No, Tunisiani, è impossibile questa avventura. È impossibile. Piglin, proteggetemi voi, non so parlare. Proteggetemi, non siete capaci di far niente. E c'è il mio amico qua, Strizza la pizza, che mi sta spingendo ancora. Ah! Vedete, mi sta spingendo. Non è possibile. Strizza la pizza, stai fermo. Allora, devo chiamare uno psichiatra, forse, perché sono un po' fuori di testa. Potrei essere in un momento di grave dissociazione, no? Nel senso di grave perdita di personalità. Cioè, proprio sono in un'altra. Avete capito, no? Allora,
Qua ci sono. Guardate! Se avessimo una carota e. C'è il gas pure, no? Come se non bastasse. Però io qua non mi sto muovendo. Allora, questa cosa mi sta dando fastidio. Quindi andremo da questa direzione. Perché appunto non è che possiamo stare fermi ancora per molto. Allora, in teoria a me segna ancora 30 secondi per la fine della, diciamo, della. Ah, però da qua sto. Vabbè. Ok, d'accordo. No, 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 no. Ritorniamo indietro. Quindi 30 secondi per la fine della partita, insomma, della sfida, no? Allora, secondo me è stata un po'. Cioè, allora, è stata molto pericolosa, Perché abbiamo rischiato di morire in più situazioni. Davvero in più situazioni. È stato incredibile come siamo sopravvissuti. Però, ecco, adesso siamo arrivati pure ai 10 minuti. Ora io non so se siamo davvero ai 10 minuti oppure ci manca poco, però qua mi dice 10 minuti. Quindi. Io direi che possiamo anche ritornare indietro. È stato bello, però in questo Nether senza armatura io non ci tornerò mai più. Via, per sempre. Via, veloce, veloce, scappiamocene prima che ci uccidano. Perfetto. Oh mio Dio. Bel respiro. Ok, perfetto. Allora, siamo sopravvissuti a questa avventura netheriana. Fatemi sapere se volete vedere altre di queste sfide. Molto difficili, perché sono davvero difficilissime. E se volete vedere altre di queste sfide, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Lasciate like, iscrivetevi a questo canale. E mi raccomando, siamo davvero in tantissimi. Stiamo diventando davvero in tantissimi. Quindi questa è una cosa veramente stratosferica, bellissima, E quindi sono felice di potervi dire che stiamo raggiungendo risultati molto, molto grandi. Mi raccomando, continuiamo così. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, domani, Brutti birbantelli. Ci vediamo al prossimo video, Dionisiani. E con lo schiocco magico di Dunis finisce il video. Ciao!